Ferrara resta un tabù in casa della SPAL. L'Empoli non ha mai vinto con gli azzurri, che in terre estense sono stati sconfitti 9 volte ed hanno raccolto appena 2 pareggi, l'ultimo proprio questo fine settimana. Dopo 2 vittorie consecutive, così la gestione Iachini ha conosciuto il primo pareggio. Amaro, perché se non fosse stato per il gol di Kurtic nella ripresa, l'Empoli avrebbe potuto ottenere la terza vittoria consecutiva. Un punto comunque muove la classifica, da continuità ad una striscia positiva che in Serie A mancava da aprile 2017, quando l'Empoli pareggiò con il Pescara e poi vinse le gare con Fiorentina e Milan, ottenendo 3 risultati importanti, che poi risultarono comunque inutili a fine campionato, con la squadra che sotto la guida di Martuscello non riuscì a salvarsi. Un capitolo della storia azzurra che sicuramente Iachini non vuole ripetere. Il 2-2 con la SPAL ha regalato un punto che per il momento consente agli azzurri di rimanere fuori dalla zona rossa. La squadra empolese ha 13 punti, 2 in più di quel Bologna che il 9 dicembre arriverà al Castellani per un'altra fondamentale sfida salvezza. Bentornati ad Accomazzurro, gol, emozioni, spettacolo al Mazza per la prima sfida in Serie A tra SPAL ed Empoli. I gol di Caputo e di Krunic però non sono bastati per regalare la vittoria agli azzurri, infatti una SPAL in 10 è riuscita a pareggiare con una doppietta di Kurtic. Di questo ovviamente parleremo qui dal Caffè Cristallo di Empoli insieme ai miei ospiti. Ho il piacere di avere qui con me oggi David Biuzzi del Tirreno. Buonasera. E Giorgio Galimberti invece di Radio Lady. Ciao, buonasera a tutti. Ecco, si diceva un po' di rammarico per questa vittoria sfumata, però l'Empoli in campo c'è, è una squadra unita, ormai c'è una striscia positiva di 3 gare, con mister Iachini in panchina si sono raccolti 7 punti. Vi chiedo se è bastato cambiare la formazione in campo e proprio cambiato l'atteggiamento dei giocatori. L'atteggiamento è la cosa principale che è cambiata, il modulo 4-3-1-2 che usava Andrea Azzoli o 3-5-2 di Iachini cambia poco, i giocatori insomma ci stanno mettendo qualcosina in più, lo si è visto contro l'Udinese, contro l'Atalanta dove è arrivata la vittoria proprio nel finale, e con la SPAL è andata male, però è un Empoli che aveva comunque recuperato dei gol, aveva ribaltato il risultato all'inizio. Forse ha allentato un po' troppo dopo l'espulsione di Cionek, che lì la squadra forse si è sentita già con i 3 punti in tasca. In Serie A purtroppo fino al 95esimo i 3 punti in tasca non li hai mai. Ah sì, l'Empoli ha fatto bene, sta facendo bene, c'è stato sicuramente un cambio di atteggiamento, di mentalità, che era un po' quello che la società chiedeva con il cambio di allenatore. Sia chiaro, si prosegue sul solco di quello che ha tracciato Andrea Azzoli, perché la squadra ancora gioca. La squadra, contrariamente a quanto credevano in molti quando è arrivato Iachini, un allenatore difensivista, no, le caratteristiche dell'Empoli sono sempre quelle di giocare, di creare calcio, tanti giocatori offensivi al di là del numero degli attaccanti, e questo si è visto anche a Ferrara. È chiaro che resta il rammarico, perché una volta avanti di un gol e di un uomo queste partite vanno portate in fondo, e poteva essere veramente la partita della svolta, visti anche i risultati degli altri campi. Così non è stato, però se non altro continua la striscia positiva e le sensazioni restano buone. Bene, volevo parlare un attimo di Krunic, tra l'altro un pagello, ho visto lì è stato dato tra il 7 e il 7 e mezzo, lancia a rete Caputo, fa un gol pazzesco da 25 metri, pazzesco per potenza, per precisione. Secondo voi può essere il migliore dell'Empoli nella partita di sabato? Sì, lo può essere, lo è stato forse nella partita anche di domenica di sabato scorso contro la SPAL, in cui ha fatto davvero bene. È chiaro, è un giocatore che ancora gli manca un po' di costanza nell'arco dell'intero campionato, però quando inventa gol così dalla distanza o mette i giocatori davanti la porta in questo modo, è chiaro che la squadra deve cominciare a puntare su di lui e lui deve incominciare a regalare queste prestazioni, soprattutto negli scontri diretti. Contro il Bologna sarà fondamentale, perché è uno di quei giocatori che può spezzare il ritmo della partita. Davide, un altro migliore in campo, te? No, Krunic è stato in assoluto il migliore in campo, anche perché poi ha lasciato il segno, ma lui gli era già successo anche in altre partite, per esempio con l'Udinese, pur non giocando benissimo, alla fine era entrato nell'azione del primo gol, aveva fatto l'assist del secondo. Stavolta ci ha messo anche il gioco, la continuità. Bisogna anche dire che è un elemento che è stato spesso spostato, ha giocato trequartista, ha giocato
interno, dove personalmente a me piace di più, mi sembra un giocatore che ha bisogno di tanto campo davanti per esprimersi al meglio. Così è stato, può essere sicuramente un elemento determinante nella corsa della salvezza per l'Empoli. Tra l'altro non è nuovo a questi gol, ricordo nell'ultima Serie A un gol con la Lazio simile da fuori area con una sassata impressionante. Ha questi colpi, deve cercarli di più, deve trovarli di più. Poi ho visto altri giocatori in forma fare una buona partita, ad esempio mi convince sempre più Benasser nel ruolo di play, perché sta acquisendo quella cattiveria, quella giocata sporca che prima non aveva, che è indispensabile per stare davanti alla difesa, sta facendo molto bene. Poi non puoi non citare Caputo, che ha fatto 7 gol, con i 2 rigori sbagliati, i pali, poteva già essere in doppia cifra, ma al di là dei gol che fa, di quelli che sbaglia, è veramente un pericolo costante per le difese avversarie, un punto di riferimento fondamentale per l'Empoli, di Andrea Azzoli prima e di Iachini adesso. Esatto, Davide, mi parlavi di Caputo, sempre più bomber, 7 reti, tra l'altro uno dei calciatori italiani ad aver segnato di più, davanti a lui solo Immobile che ne ha 8, pur sbagliando appunto 2 rigori addirittura. La Gumina invece ha sbagliato 2 occasioni importanti nel primo tempo, però si fa vedere sempre più in avanti. Come lo vedete questo duo un po' più compatto rispetto alla scorsa partita? La prova secondo me di La Gumina è stata convincente per 60 minuti. Poi è stato uno dei primi a calare o a patire il calo della squadra, che come diceva giustamente Giorgio si è un po' seduta sul vantaggio di un gol e di un uomo. Però è stato pericoloso, ha sbagliato un gol fatto, bisogna dirlo, e questo ha pesato anche sui giudizi, almeno sul mio, ma mi sembra un po' quelli di tutti. Però è stato sempre dentro la partita e mi è piaciuto che le prime occasioni siano nate proprio dai recuperi offensivi di Lagumina, che è un giocatore che ha il motore, proprio la forza fisica per mettere in difficoltà gli avversari, e in questo 3-5-2 sta trovando un po' di continuità. Poi non dimentichiamoci che è un ragazzo molto giovane, esatto, che è stato pagato tanto, è stato un caso di mercato, però è un ragazzo che deve ancora fare 23 anni. E ha bisogno di continuità e più gioca più si vede la Gumina. Assolutamente. Ecco, Giorgio, mi diceva appunto David che nel secondo tempo in effetti è calato molto l'Empoli, la spalla erano 10 uomini, l'Empoli non è riuscita a sfruttare questa cosa, infatti è mancata molto la fluidità che invece li caratterizzava nel primo tempo. Secondo voi perché questa cosa? Si sono un po' adagiati su questo 2-1? Sì, è chiaro, poi la Spal è una squadra anche molto fisica, in Serie A squadre come la Spal che devono salvarsi buttano le partite veramente sulla garra, quella che serve a queste squadre e che anche l'Empoli ha ritrovato nelle ultime giornate. È chiaro, hanno un terzino, Ferrari, che gioca in nazionale, che è il Lazzari, è stato il pericolo costante dell'Empoli per tutta la partita, ha fatto praticamente 2 velocissimo, tra l'altro il secondo assist l'ha inventato da solo, poi Kurtić ha trovato anche un gran gol, perché io paragono anche il gol del 2-2 di Kurtić a una bella giocata quasi come quella di Krunic, un gol inventato dal nulla, perché tira insomma un bel colpo di testa che non sempre si vede, soprattutto a questi livelli delle squadre più di bassa classifica. È chiaro che è un Empoli che è calato fisicamente, anche moralmente e mentalmente, dopo quel da 2 la partita è un po' finita. Credo che alla fine sia stato un punto che abbia accontentato entrambe le squadre, perché queste sono le classiche partite da non perdere, perché se le perdi finisci nel baratro sia per l'Empoli che per la Spal, se le pareggi vai avanti e dici quella dopo potrò vincere quella. Sei d'accordo, David? Sì, non sul calo fisico, secondo me è stato proprio un calo mentale. L'Empoli non si è accontentato, ha pensato di averla portata già in fondo, perché arriva anche da una stagione, la scorsa, in cui segnava un gol e la partita era finita, perché poi in qualche modo la gestivi con il possesso palla, con la pericolosità dei tuoi, con il fatto che in Serie B qualche occasione la puoi concedere e magari gli avversari la sbagliano. In Serie A non è così, però ha ragione Giorgio quando dice cioè il pareggio poi se lo sono inventato tra una giocata di Lazzari, che in quel momento non stava neanche più giocando, perché con l'espulsione era arretrato sulla linea dei difensori, faceva il terzino, si vedeva molto meno.
Kurtic, che è stato sicuramente giocatore determinante per la partita, ha fatto due gol, ha impegnato prove nell'unica altra vera occasione della spalla, però era anche lui era sparito dal campo, cioè, l'Empoli la stava gestendo. Ha sbagliato a fidarsi troppo, si è abbassata troppo, non abbiamo più visto il pressing sui portatori di palla, la linea dei centrocampisti secondo me si è schiacciata troppo sulla difesa. Poi in Serie A capita che concedi un'occasione ma ti fanno gol. In B non è così. Poi secondo me l'Empoli ci ha anche riprovato a vincerla e ha avuto anche le occasioni per vincerla, però, e qui si vede secondo me soprattutto la mano di Iachini, ci ha provato pensando prima a non perderla. Ricordo recentemente la partita di Frosinone, Empoli in vantaggio 2-1, partita che sembrava finita, l'episodio del rigore di Capezzi, 2-2, l'Empoli che torna in avanti con 10 giocatori e becca il 3-2 in contropiede e per poco non la perde. Stavolta non ha voluto correre quel pericolo e può essere un segno di maturità. Quella che è mancata invece per gestire il vantaggio di un uomo e di un gol. Sì. Sabato abbiamo visto lo stesso modulo, il 3-5-2 tanto caro a Iachini, però abbiamo visto anche Zajc ripartire dalla panchina, entra al 72esimo. Vi chiedo se un giocatore così forte, così talentuoso vada sfruttato maggiormente o siete d'accordo con le scelte tecniche del mister, poi scelte che in effetti portano a dei risultati concreti. Sì, lo scorso anno era stata una mezza eresia tenere Zajc in panchina, l'aveva fatto Vivarini e l'ho pagato perché l'arrivo di Andrea Azzoli ha riportato il trequartista e l'Empoli ha fatto un super campionato con Zajc sulla tre quarti. È chiaro che il 3-5-2 non ha questo ruolo, non ha questo giocatore in campo e Zajc è il primo a pagare perché è difficilmente può fare l'interno bene come Krunic, difficilmente può fare bene la seconda punta, almeno come ha dimostrato finora come Lagumina, è stato il primo a perdere il posto. È chiaro che il tre quarti è un ruolo che lui sa interpretare benissimo, però se l'Empoli gioca senza è il primo a stare in panchina. Vedremo, anche perché se l'Empoli comunque dovesse fare fatica poi a fare gol, il primo a dover subentrare o comunque a cercare di dare la svolta sarebbe lui. Magari Iachini lo vede più come un crack dalla panchina in questo momento con la possibilità di metterlo nel finale, però con la SPAL giocando da interno, da seconda punta, ha dato poco la sensazione di poter far male in questo modo. Ma l'evoluzione può essere il 3-4-1-2, però non so se l'Empoli è maturo e se sarà mai maturo per giocare comunque così. Non dimentichiamoci che nel 3-5-2 dell'Empoli gli interni sono due ex fantasisti o comunque giocatori centrocampisti con spiccate dopo offensive come Traoré e Krunic. Io credo che Zajc uno dei due ruoli possa farlo, però in questo momento c'è chi lo sta facendo meglio di lui. È chiaro che tenere in panchina un giocatore come Zajc per una squadra della caratura dell'Empoli è uno spreco. E io credo, ora non voglio mettere le mani avanti, ma che questa possa essere anche una riflessione in chiave mercato, perché se fino a qualche settimana fa era impensabile ipotizzare una cessione di Zajc già a gennaio, se questo è il modulo definitivo, forse la società farebbe bene, in caso di offerta vantaggiosa chiaramente, a pensarci. Resta anche il fatto che Zajc può essere, come diceva Giorgio giustamente, un crack quando entra dalla panchina e sicuramente il calcio oggi non si gioca in 11 ma si gioca in 13-14 giocatori. È uno che può far male comunque quando entra in campo. Andiamo un attimo in pubblicità e poi ovviamente torniamo qui sempre a parlare di Empoli. Allora, finisce con un pareggio, secondo voi chi può recriminare maggiormente questo risultato? Prima che mi rispondiate però andiamo a sentire un attimo le parole di mister Iachini e poi torniamo qui per commentarle. La squadra ha fatto una grande partita, è scesa in campo per venire qui senza accontentarsi, per giocare di correre in avanti, di andare a segnare, abbiamo avuto subito tre palle gol per giocare la gara, invece paradossalmente la prima palla inattiva, siamo stati un po' ingenui, e abbiamo perso un metro, però non abbiamo smesso di giocare, abbiamo continuato a crederci e abbiamo creato occasioni, siamo pervenuti al vantaggio, abbiamo ribaltato. A quel punto, il secondo tempo, abbiamo iniziato come abbiamo finito, continuando a creare qualcosa di importante. Poi dopo, paradossalmente, sul cartellino rosso, vantaggio, inferiorità numerica, inconsciamente, quasi di inesperienza, quasi di...
abbiamo un po' frenato, per quello non deve succedere, dovevamo continuare a giocare, come dicevo anche le dita dalla panchina ai ragazzi, giocare, far girare la palla, lavorare con più rapidità, continuare a fare i movimenti che avevano messo anche in difficoltà i nostri avversari, quindi dovevamo solo far questo, però fa parte di un passaggio di crescita di questi ragazzi, abbiamo tanti giovani ed è normale che ancora dopo solo poche settimane che di lavoro insieme qualcosina si sia da rivedere, però fino in fondo abbiamo cercato la vittoria, siamo andati dentro, abbiamo costruito tanto, abbiamo dato un portamento di 22 volte, siamo arrivati dentro l'area di rigore nell'ultimo passaggio più volte, conclusione, il commissario ha fatto ottimi interventi, rischiando pochissimo perché poi abbiamo rischiato un tiro nel primo tempo e poi abbiamo messo oltre il gol, siamo stati anche attenti nella fase di non possesso, quindi questa è la strada, poi come succede spesso nel calcio, a volte raccogliere, a volte magari un po' meno, però la mentalità, l'atteggiamento, l'organizzazione di gioco, abbiamo portato dentro il campo questi fattori, dobbiamo continuare così. Ecco, abbiamo sentito le parole del mister che ha detto che l'Empoli si meritava la vittoria, si meritava i 3 punti anche solamente per le occasioni create. Siete d'accordo? Sì, io credo che le occasioni create non bastino perché l'Empoli ha dimostrato fino a qua, ha preso tanti pali, ha avuto tante occasioni anche in altre partite. Per portare a casa i punti bisogna fare un gol più degli avversari, almeno per vincere sicuramente, per pareggiare basta fare negli stessi. Il 2-2 è un risultato che fa male all'Empoli per l'uomo in più, praticamente 40-45 minuti, è chiaro, questo è innegabile, l'amaro in bocca rimane alla squadra di Iachini che ha sognato di una bellissima posizione di classifica dopo il terzultimo posto avuto praticamente fino a 3 giornate fa. È chiaro che il pareggio forse in questo momento è un risultato che può far bene all'Empoli proprio a livello di maturità, il campionato è ancora lungo, l'Empoli questa rabbia, questa comunque voglia di riscatto la potrà portare in campo nelle prossime partite ricordandosi di cosa tra virgolette ha combinato a Ferrara dove con un gol di vantaggio, un uomo in più, si è fatta recuperare una partita che sembrava vinta. David? Ma io invece sono d'accordo con Iachini, guarda, il calcio non è una scienza esatta, però i numeri qualcosa dicono, se fai 10 occasioni e ne concedi 3, 9 volte su 10 la partita è vinta, quindi c'è stata proprio per larghi tratti della gara una supremazia veramente impressionante dell'Empoli, considerando che giocavi in casa di una diretta avversaria, di una diretta concorrente, che il pubblico di Ferrara è un fattore. Secondo me l'Empoli ha fatto tutto per vincere la partita al netto di quell'errore di sentirla a un certo punto già vinta, errore che aveva sfruttato contro l'Atalanta che aveva combinato la stessa cosa, stavolta ci sono caduti loro, però se andiamo a smontare la partita insomma credo che l'Empoli avesse meritato ampiamente la vittoria perché ha fatto tutto di più e tutto meglio della Spal, assolutamente. L'Empoli però subisce gol da 11 partite consecutive, c'è qualcosa da migliorare in difesa? Sì, sicuramente c'è qualcosa da registrare, soprattutto nei singoli, fino a questo momento Silvestre e Maietta non hanno reso al meglio, anche perché sono i giocatori più esperti, i giocatori over 30, over 35 che insomma dovrebbero portare tutte le loro presenze che hanno in Serie A e non soltanto, è chiaro. Ultimamente sembra la Serie A il campionato degli attaccanti, anche Caputo sta segnando a Raffi che non è l'unico, quindi diciamo che se è vero che ci sono gli errori difensori è vero che ci sono anche grandi giocate, anche la Spal ha trovato comunque un gran gol di Kurtic, l'abbiamo detto prima, l'Empoli ha trovato un gran gol di Krunic, quindi anche la difesa della Spal da questo punto di vista, ecco, nonostante alcuni errori è chiaro, è un bel campionato anche per le ultime. E le vedo tutte in difficoltà, in difesa abbiamo visto il Frosinone, l'Empoli, è difficile riuscire a mantenere sempre la porta inviolata se l'Empoli continua a fare tutti questi gol, perché più gol fai più rischi di prendere, nella coperta corta, se ne fai una partita puoi cercare di prenderne 0, però se ne puoi fare 2 o 3, 1 o 2 molto probabilmente li prendi, l'Empoli la gioca così, per ora sta andando bene. David? No, ma quel dato va assolutamente migliorato. Una squadra che gioca per salvarsi non può prendere sistematicamente gol tutte le partite, anche perché non sempre poi gol li fai. È vero che a Ferrara ha sprecato tantissimo, però anche è vero che una squadra di Serie A che va in trasferta segna 2 gol e non vince. A Frosinone ha segnato 3 gol e non ha vinto.
non ci siamo, lì qualcosa non va. In questo momento credo sia anche un discorso di cambio proprio di modulo, nel senso che la difesa a 3 comporta comunque dei movimenti diversi dalla difesa a 4, il centrale esterno deve uscire di più sulla fascia, cosa che non sempre a Ferrari è riuscita bene a Maietta. Vedo un Silvestri più a suo agio nel ruolo di centrale, però ecco, l'alchimia ancora lì va trovata, forse anche gli uomini, non so se magari tra qualche tempo rivedremo Rasmussen, che all'inizio aveva fatto delle buone cose, poi è un po' scomparso dai radar, ma un ragazzo giovane, lo stesso Marcianic. Intanto Iachini ha riproposto Veseli, che comunque nella difesa a 3 la sua la dice, però lì c'è da migliorare. Bisogna anche considerare poi che l'atteggiamento dell'Empoli è sempre quello molto offensivo, lo dicevo prima, i due interni di centrocampo sono in realtà due ex fantasisti, lo stesso Bennacer davanti alla difesa non è esattamente un centrocampista difensivo, l'anno scorso ha fatto la mezzala, era anche piuttosto offensivo, quindi ci vorrà un po' di tempo. Però è chiaro che quel dato lì va migliorato, perché 11 partite con almeno un gol al passivo sono decisamente troppe. Cominciano ad essere tante. Andiamo a vedere un attimo l'hashtag della settimana, che questa volta è non c'è due senza tre, perché tre sono i risultati utili consecutivi dell'Empoli, che in tre gare ha raccolto 7 punti. Quindi andiamo a vedere un attimo la classifica. L'Empoli è per la seconda settimana consecutiva fuori dalla zona retrocessione, ha superato il Bologna però, che incontrerà domenica. Tra l'altro c'è una statistica interessante che riguarda queste due squadre, perché per 4 volte è finita 0-0. Vi chiedo che partita potrà essere domenica, una partita da 0-0? Personalmente no, non penso, no, però. Considerando che l'Empoli segna sempre e subisce sempre, quel 0-0 mi sembra abbastanza improbabile, però nel calcio mai dire mai, anche perché sarà una partita che si giocherà molto sul filo dei nervi, insomma il Bologna arriverà in un momento delicatissimo, allenatore in bilico, squadra in ritiro, alla Coppa Italia di mezzo, anche se insomma quella conta al giusto, sarà poco più di un allenamento, però è chiaro che l'Empoli ha l'opportunità per dare quella svolta che non è riuscita a dare a Ferrara. Però sarà anche importantissimo non perderla, bisogna essere onesti. Cioè, anche perché vittoria del Bologna supererebbe l'Empoli. E l'Empoli ritorna dentro in piena zona retrocessione, quindi ripeto, sarà una partita sul filo dei nervi. L'Empoli ci arriva sull'onda di questi tre risultati, questo mi viene in mente un film di qualche anno fa, The Snatch, lo strappo che ha dato alla classifica. Perché veramente ha dato uno strappo impressionante in tre giornate, da meno 3 a più 2. Sull'ultimo posto maledetto, la continuità è determinante per salvarsi, però ripeto, sarà una partita molto molto delicata e probabilmente la sesta influirà anche più della tecnica, della tattica e della condizione fisica. Anche perché penso che Inzaghi la preparerà al meglio, perché magari una sconfitta gli giocherebbe anche un po' la panchina, che sta abbastanza tremando in casa Bologna. Sì, con una sconfitta anche guardando la classifica vorrebbe dire la vittoria dell'Empoli, vorrebbe dire che se anche l'Udinese dovesse fare un buon risultato, Bologna comincerebbe un po' a preoccuparsi proprio per la situazione di retrocessione. È chiaro, fino a 3 giornate fa c'era l'Empoli in quella posizione, le sensazioni erano negative, era un Empoli che era in un momento no, infatti Andrea Zoli è stato mandato via, è arrivato Iachini, sono bastati quei 7 punti in 3 giornate per tirare un sospiro di sollievo. Adesso è il Bologna che cerca quella situazione, e magari proprio anche lì un cambio di allenatore potrebbe portare qualcosa in più, come è successo a Empoli. Intanto speriamo che insomma il Bologna arrivi a Empoli ancora in questa situazione un po'. Se lo cambiano un buon segno, se lo cambiano per l'Empoli. Bologna, poi l'attesissimo derby in casa Viola, che non se la sta passando bene perché ha perso la Juventus, questa non è una novità, viene però da 5 pareggi consecutivi, sicuramente ce la metterà tutta. Poi il derby è sempre una partita particolare. Sì, è una partita particolare soprattutto per l'Empoli, perché è un derby soprattutto per l'Empoli, giustamente. L'ultimo vinto però, se non sbaglio. Sì, l'ultimo vinto 1-0 con un rigore di Pasquale in pieno recupero, però poi la stagione non è andata a finire 2-1. Sì, segnò il Kadduri. E il Kadduri, poi il pareggio di Seio, se non ricordo male, Pasquale, gol dell'ex, però poi la stagione la lasciamo perdere come è andata a finire, quindi
È strano come una squadra come la Fiorentina non vinca da così tante partite, questo sì. Quindi probabilmente vada come vada la prossima per tutte e due, anche quella sarà una partita delicata per Viola e per Azzurri, proprio perché è un derby e proprio perché la classifica comincia a reclamare punti per l'Empoli da sempre, ma ora anche per il Viola. Sei d'accordo, Giorgio? Beh, più che altro è che la Fiorentina ha smesso di fare gol, e io vedo lì la foto di Federico Chiesa, e questi sono giocatori che quando trovano l'Empoli in queste giornate bisogna stare molto attenti, perché sono i giocatori in più, come l'Empoli a Krunic o Caputo, la Fiorentina in questo momento a Federico Chiesa. È chiaro che le squadre in difficoltà, come anche il Bologna, che magari non ha questo tipo di giocatori, la Fiorentina infatti ha qualche punto in più proprio per questo, perché in certi momenti si accendono, trovano la giocata, trovano il numero, il colpo. Ricordo l'ultima gara, l'ultimo derby, che fu invece giocato in casa, se non sbaglio finì 4-0 per la Fiorentina con doppietta di Bernardeschi, ecco. Speriamo non quello, si ripeta. No, ma quello è il tipo di giocatore che l'Empoli deve temere, il giocatore affezionato al posto in cui gioca la Fiorentina, perché a Firenze magari il derby è sentito meno, però in queste partite non è vero che è sentito meno, perché i tifosi non vogliono perdere con l'Empoli, perché poi lo sfottò se lo ritrovano in ufficio, esatto. Se lo ritrovano, quindi caricano i giocatori, quelli come Chiesa, io in queste partite li secondo me vanno temuti più di tutti, perché sanno accendersi, sanno dire sono uno degli italiani più forti in circolazione in Italia, e secondo me queste sono le partite in cui lo dimostrano sempre al meglio, quindi stiamo molto attenti. Stiamo attenti. Oggi inauguriamo una nuova rubrica, sapete che il nostro programma si chiama A Come Azzurro, la rubrica invece inizierà con la S, che non è né la S di sport né di Serie A, ma è la S di social, S come social, infatti si chiamerà questa nuova rubrica, perché andremo a curiosare tra foto, commenti, video particolari, carini, simpatici, ovviamente all'interno del mondo dei social. Intanto volevo ringraziare Luca Pontanari, che è un ultras dei Desperados dell'Empoli, perché ci ha mandato un piccolo video che vedremo tra poco, e ci ha portato con lui insieme ai tifosi azzurri allo stadio Mazza di Ferrara per respirare un po' il tifo empolese. Quindi passo la palla al mio uomo social, Dario Baldi. Ciao Giulia, buonasera a tutti i telespettatori di A Come Azzurro, da A Come Azzurro S Come Social, la rubrica di questa trasmissione su tutto il meglio del social azzurro. Proprio i tifosi dell'Empoli, grazie alla cura Iachini, si stanno anche riavvicinando alla squadra in maniera particolare, e infatti erano in tanti a seguire i colori azzurri proprio al Paolo Mazza. Complice anche la distanza ed il giorno gara, erano infatti tantissimi sostenitori nella curva ospiti. Questo è un video di un nostro amico ultras che ce lo ha inviato personalmente. Chi sta bene ad Empoli è anche Bomber Ciccio Caputo, che continua a segnare e continua a far ubriacare i tifosi azzurri, proprio come il nostro amico Marco su Instagram. Proprio Caputo vuole trascinare questo Empoli, vuole trascinare i colori azzurri, gli amici di Dribblare all'Asturano su Instagram hanno realizzato una splendida meme proprio con Caputo che pugnala le squadre di Napoli e Juventus. Ma quanto segna Ciccio Caputo? La crew Armando Testa non parla solo di calcio sul loro profilo Instagram, ma anche di fantacalcio, perché proprio il bomber pugliese, oltre a regalare gioie agli azzurri, regala gioie a tanti fantallenatori che lo scelgono ogni domenica. Quanto segna Ciccio Caputo? Ogni tiro è turto per Ciccio Gol. Non ci pensa neanche un minuto. Dagli palle, goditi il Ciccio Show. Ciccio è fatto così. E guarda qui, ma quanti bonus. Bonus che fa. E vuoi in cambio Suso? Dico no. Anche Cardi dico no. Lo spazio S come social finisce qua per oggi. Giulia, mi metto la maglia numero 8 di Rade Krunic e ti passo il pallone a te e ai tuoi ospiti. Ciao!
Dammi un'estate che ricorderò per sempre. Grazie mille Dario per il prezioso e divertente contributo. Con te ovviamente ci vediamo settimana prossima. Io faccio un'ultima domanda ai miei ospiti. Voglio parlare un attimo di Traoré, perché è uno dei giocatori che a me è piaciuto di più sabato, molto giovane, ha giocato un buon primo tempo, ha recuperato un'infinità di palloni invece nel secondo tempo, fa innamorare diversi club, è conteso tra Juventus e Napoli, può essere un punto fermo della formazione di Iachini? Allora, deve esserlo anche perché più sta in campo e più migliora un ragazzo del 2000. Deve cominciare anche lui a lasciare il segno, perché a Ferrara ha avuto l'occasione per incidere e ha fatto proprio la scelta sbagliata davanti all'area di rigore della SPAL. Non ha tirato quando doveva tirare, non ha passato. Però è chiaro che è un ragazzo, è alle prime partite da titolare e soprattutto si vede un percorso di crescita, quindi va bene, cioè va bene così, ci arriverà anche a quello. A molti estimatori attenzione, perché a me risulta che le abbia soprattutto all'estero. Ah, va bene. Il giocatore secondo me in questo momento che può crescere di più nell'Empoli, il più giovane di tutti, se trova il gol davvero, se lascia il segno come ha detto Davide, l'Empoli lo potrà vendere davvero molto molto bene, credo. Poi il prodotto del vivaio. Esatto, ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Purtroppo il nostro tempo termina qui, io ringrazio i miei ospiti di essere stati qui con me. Ne approfitto, scusa, solo per parlavi dei social, dei tifosi, volevo sottolineare il coro per Federico Altrovandi, dei tifosi dell'Empoli, che è stato filmato e postato su Facebook dal papà di Federico Aldrovandi nel giorno in cui a Firenze lasciamo perdere cosa è successo. Esatto, veramente purtroppo. bravi se fossi sì, dell'Empoli. Sì. Ah, assolutamente lo sport e il calcio deve servire anche a questo. Con voi ovviamente rinnovo l'appuntamento a martedì prossimo sempre alle 21:20 su canale 96. Ora vi lascio al parere dei nostri tifosi. Questa maglia cucita addosso l'abbiamo vista sabato contro la SPAL. Sì, la maglia cucita addosso si è vista, ma non è che deve essere l'inizio di una lunga e positiva reazione che devono avere i ragazzi. E poi, oltre alla maglia uscita addosso, si comincia a vedere anche ritornare il gioco. Hanno avuto un bel gioco e hanno creato tante situazioni positive. A un certo punto era quasi tatticamente, tecnicamente, la vittoria era alla nostra portata. Io tifo sempre per l'Empoli. Io spero che il Bologna non cambi allenatore, perché quando si cambia allenatore motivazioni nuove, tutte situazioni diverse. Si va là e ci si gioca, se la devono cucire loro la maglia addosso. Vedo difficile, perché c'è anche Shorupski che si vorrà riscattare e penso darà il meglio di sé come ha sempre fatto, tra l'altro. Io lo reputo un bel portiere, un gran portiere che forse smeritava anche qualche gradino più alto, insomma, nel campionato italiano. Vedo un pareggio, mi dispiace per i punti che l'Empoli ha lasciato per la strada sabato, perché quelli sono veramente due punti regalati, perché quando si giocano le partite a quei livelli vanno vinte, però insomma domenica prossima, il prossimo insomma, incontro con il Bologna lo vedo duro. Grande squadra, quest'anno faremo un bel campionato, ci salveremo sicuramente, forza Empoli!